diciamo che sì, diciamo che sono contento per metà perché preferivo anche non far gol ma vincere. Però sì, il tifo ci ha dato comunque anche una mano, dopo il 3-2 crederci ancora di più, poi è andata così dove eravamo un attimo tutti su a crederci, a tentare di pareggiare la partita e abbiamo preso il quarto gol. Più che altro eravamo su tutti in area, sfortuna vuole che Rascio ha tirato, ha preso la punta del piede, perché io ero lì anch'io, la punta del piede dell'avversario e della palla è uscita e fortuna vuole per loro che si sono trovati in contropiede in campo aperto. Certo abbiamo preso 4 gol, comunque sono sempre cose che, diciamo, esperienze che ci mettiamo in tasca per ovviamente migliorarci partita dopo partita. Io dico la verità, il 3-1 non l'ho neanche visto perché stavo guardando Davide Bianchi, eravamo in 10 perché Bianchi aveva preso una botta al naso, quindi ho visto solo il tiro che entrava in porta. E certo che pigliare 2 gol nel giro di pochi minuti si può sentire, soprattutto quando poi sei in campo. Ripeto, eravamo in 10, dovevamo comunque coprire magari, cioè, però è facile nel senso parlare da fuori. È stata una sfortuna che Davide si è fatto male poi in quel momento lì e speriamo che poi, non so cosa si sia fatto, vedevo solo il naso gonfio che ero lì con lui. Speriamo, pensiamo positivo, speriamo che non sia nulla, nulla di grave, sia lui che Stefano. Certo, cioè, la squadra è forte, ripeto, col Terni sarà una gran partita, di sicuro non abbiamo paura e andiamo lì a giocarci la nostra partita senza nessun timore. Come ho già detto, la squadra è forte e noi ci giocheremo le nostre carte in tranquillità. Questa settimana la prepareremo appunto per fare una gran prestazione domenica. Sabato, scusate. Sto bene. Sto pian pianino recuperando da un altro piccolino infortunio che ho preso a Pordenone. Comunque sto bene, sto pian pianino anche riprendo condizione, dato che comunque non è facile. Dopo vari infortuni, comunque un po' di sfortuna, così sto riprendendo pian pianino la condizione, ma sto bene.